Cari, sala testaccio, anzi teatro testaccio, via Romolo Gessi 8, ho detto anche l'indirizzo così nulla è lasciato al caso. Questa è una splendida casa, come potete vedere, il luogo di giovani ragazzi che hanno dei contrasti particolari con una terza età. Ma scopriamo di più introducendo l'autore e regista di questo spettacolo, Marco Falaguasta. Che casualmente passava qua. Eccolo qui, in tutta la sua bellezza. In tutta. Paura d'amare. Paura d'amare. No, Paura d'amare è la fiction che aveva fatto poco tempo fa per Rai 1. Anche Restauratore, anche Michele Raggi per 100 vetrine, come? Tantissimi. Una ruoli. Ricca galleria di personaggi. Però in questo caso sei autore e regista di questo Solo spettacolo. Solo autore e regista. Scontro generazionale, perché? Scontro generazionale. Beh, perché insomma si affrontano e confrontano due mondi, che è quello del nonno e quello dei due nipoti. E mi interessava raccontare questa storia per dimostrare poi, attraverso i vari avvenimenti della storia stessa, che questi due mondi non sono poi così distanti, o quanto meglio che la visione che si ha della vita poi non è così distante da chi magari è separato soltanto da un segmento anagrafico. Il nonno in questione, lo introduci tu? Sì, Stefano il nonno Antonucci, in questione, no? È Stefano Antonucci. Antonucci, che per caso stava qua dietro, anche lui per caso. Anche lui per caso, ciao per Stefano. Ciao, cara. Tu sei un nonno in gamba, come... E così mi ha voluto un arco, praticamente. Pensa, io volevo invecchiarmi, invece lui mi ha detto che andavo bene così, perché praticamente necessitava questo vecchio giovane, praticamente. Questi nipoti ritrovati, praticamente, che hanno questi scontri con te, no? Assolutamente. Beh, un personaggio, devo dire, straordinario. Mi è piaciuto tantissimo. Io quando l'ho letto l'ho amato subito. E poi attraverso le indicazioni di Marco, logicamente, l'ho fatto mio. E devo dire che si relaziona molto bene con questi due nipoti che lui non vede da tanti anni e con i quali ha questo nuovo rapporto di vita, praticamente. Allora, come dirige Marco Falaguasta? Io mi diverto da Paola. Domanda da 100 milioni. Te lo dico subito come dirige, a modo mio, nel senso che lui fa delle prove molto stringate, molto, molto giuste, perché poi quando si dilaziona nel tempo, praticamente, la prova ci si allunga, ci si distrae, invece lui le concentra in poche ore, che sono fondamentali, non è una piaggeria nei confronti di Marco, è proprio la realtà. Io le amo da morire le prove che fa lui, perché ne esco, so fresco, invece normalmente sono abituato a fare quelle prove di 8 ore, che arrivi, sei cotto, bollito, non capisci più nemmeno quello che stai dicendo. È un regista giocoso, come nella vita. Marco, come sei nella vita tu? Giocosissimo? Ma sì, credo, sì. Peraltro sei un grande sportivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma no, credo che però questo sia uno... Sì, è vero, questa è una delle mie cifre, nel senso che io provo 3 ore, massimo 4 ore, però quelle 4 ore provo a manetta, nel senso che poi mi servono degli attori atleti, nel senso degli attori che tengano per 3-4 ore un ritmo molto intenso. Devono identificarsi in te, d'altronde tu sei dobbiamo stare lì, quelle 3-4 ore a disposizione del personaggio e della storia. Io per primo non sopporterei 8 ore di prove, perché poi mi deconcentro, poi non ho più la stessa identica intensità anche di ragionamento. E quindi in quelle 4 ore va tirato fuori il meglio. Certo, questo prevede che io provo per tanto tempo, perché provando 4 ore magari provo per 1 mese e mezzo, per 2 mesi, però fino adesso questo metodo mi ha dato dei buoni risultati e non mi sembra. La posso aggiungere una cosa, Marco? Ha fatto una cosa straordinaria, che io sono praticamente 48 anni e faccio questo mestiere. Lo so, non ti vediamo anche in tutte le pubblicità. Non ho mai fatto l'anteprima divisa in due tronconi, e devo dire l'ho apprezzata da morire, perché normalmente l'anteprima ti uccide, la si fa fino alle 3 di notte, arrivi, sei bollito, non capisci più né chi sei né che stai facendo. Lui l'ha fatta praticamente in 2 giorni, fatto un primo atto un giorno e il secondo un altro. È rapido, e devo dire sinceramente no, ma nel senso è rapido in tutto, si è sposato presto. Mi sono sposato presto. Ha 2 figli. Fatti presto. Un amante infaticabile, magari no, sulle fiction però, sulle fiction. Mi raccomando, Alessia, non averne a male. Non averne a male. Eh no, perché sennò tua moglie se sente una cosa del genere. Mia moglie è una santa donna, una santa e soprattutto donna, sa bene qual è il mio è vero, Stefano? Assolutamente. Quindi, e no, perché sei sempre l'amante. Sono sempre l'amante famoso. Il cattivo, il tormentato. Poi nella vita invece è così buono. No, così. Nella vita... questo vuol dire che sono un bravo attore, però
perché se riesco a fare dei personaggi così distanti da me, evidentemente qualche cosa di buono. Ma è pure più divertente, no? Ma fare assolutamente, io proprio non, ma cioè, penso ti è capitato anche a te. Purtroppo sì, e quindi purtroppo è una cosa. Fanno sempre fai il laido, invece con questi occhi azzurri così limpidi. Ma nonno, ci chiami a rapporto sì, anche gli altri? Io direi che giovani, i nipotini possono introdurre. Nipotini? Venite, nipotini, prego. Ecco i nipotini. Sono un po' qui, un po' qua. Si presentano i nipotini. Io sono Luca Latino. E io no, io sono Flavio Moscatelli invece. Non che so. Interpretate appunto i nipoti di questo... Questo nonno. Nonno, in gambissima, devo dire. Super in gamba. Più in gamba dei nipoti probabilmente, no? Come avete lavorato con Marco e soprattutto con Stefano Antonucci, che è un veterano della scena? Beh, noi siamo una compagnia giovane, siamo quasi tutti giovanissimi, insomma è stata un'opportunità lavorare sia con Marco come regista, che nonostante faccia tantissime cose trova il tempo pure di far crescere piccoli attori come noi e poi misurarci sul palco con un attore d'esperienza come Stefano, insomma. È molto importante. Ma ci sono anche le donne in questo, e come le giovani Dio, ragazze. Sì. Ce ne abbiamo dove? Una. Una in quelle, sì, l'altra è i nostri sogni. L'altra è in arrivo. Ci sono due donne e un pesce. Meraviglia, il pesce di nome basta? No, il pesce non identificato. Anna Bella, guarda che la prima l'altro in tempo. E in questo caso tu cosa rappresenti? È quella che porta i taralli. Lo posso dire, parlo subito personalmente. Certo. Lei c'ha un in Puglia, non qua. C'ha un panificio pazzesco, ci ha portato i cavalli. Ma ha portato, l'ho scritta io. Quindi mi ha portato i taralli, i grissini, anche le orecchiette. Sì, però quelle però lui è stato le facciamo noi, i grissini e le orecchiette. Ah, vabbè. Lui però è stato generoso perché ci ha fatto sapere che erano buonissimi. Ecco. Ma dire, c'è anche carino. Qualche risvolto scenico in questo, nel senso hai messo questo nella scena, nel testo. Perché ho scritto un personaggio prima di conoscerlo. Ecco, se no l'avresti fatto. Se no l'avrei fatto della vita il più grande dei palcoscenici. Ma può essere anche un work in progress. Ma non si sa mai, magari in un tempi supplementari due succederà qualche cosa. Francesca si apre una questa compagnia stralunata, stramba, ecco, e tutto questo in tempi supplementari. Marco Falaguasta, che è autore e regista di questo spettacolo, Stefano Antonucci, Flavio Moscatelli, Annabella Calabrese, Luca Latino e manca all'appello Camilla Diana. Ha trovato traffico. Un'ultima cosa, Marco. Sì. Ti rivediamo nel Restauratore 3? Ma speriamo. Nel senso che insomma è una serie alla quale siamo tutti molto affezionati, quindi speriamo che ci sia l'opportunità di fare la terza serie, perché no? Ma se non dovesse essere il Restauratore 3 mi vedrete in altre cose, quindi insomma stiamo tranquilli, dai. Stefano, tu invece? Io sto per cominciare una fiction, tra l'altro comincio lunedì a girarla, Baciati dal sole, e niente, praticamente faccio un notaio televisivo, dicono molto simpatico, speriamo che funzioni, insomma. Ah, e poi comunque c'è in giro il film di Natale con Gigi Proietti, di Che segno sei, dove io sono l'autista di Gigi Proietti. Che sta per uscire, esatto, peraltro, esatto, questo weekend, esatto. Quindi... Quando si è già uscito? Lapsus, il cinepanettone, vedi, mi sono dimenticata il cinepanettone. O ne mangio troppi, non si sa. Ne esce uno al giorno. Se mangia troppi cinepanettone. Comunque, vogliamo dire che questi ragazzi. Vogliamo dire che questi ragazzi staranno in scena fino al 31 dicembre, Capodanno compreso. Che la commedia, non perché l'abbia scritta io, è molto divertente, fa molto ridere, quindi secondo me è la maniera migliore per passare queste feste natalizie in allegria e anche perché noi in una dimensione familiare. Aspettando che Marco esca con un altro libro. Un altro romanzo, ma aspettando soprattutto anche il 27 gennaio, già che ci siamo, diciamo tutto, ecco. Dove saremo in scena con la mia compagnia, con Buona la Prima, in Due Volte Natale al Teatro Roma. Ma faremo a tempo a parlare di questo. Io vi inviterei a venire a vedere questi ragazzi fino al 31 di dicembre. Tempi supplementari in coro per Spettacolando TV, dietro costa poco. Eravamo preparati.